Allora, oggi ho deciso di registrare, anche se un pochino in ritardo, perché effettivamente sono tornata già da quasi, no, un mese ancora no, un attimo di defiance, un mese ancora no, però quasi un mese dall'Italia. Ho deciso di fare il video su cosa mi hanno regalato i miei parenti, sia a me che a Gaia, perché comunque quando sono nata in Italia c'è stato il compleanno di Gaia, che purtroppo lei ha passato in ospedale. Non voglio dirlo ad alta voce proprio perché lei purtroppo ancora ha dei brutti ricordi e quando sente parlare di queste cose si agita un pochino. E quindi mi hanno regalato davvero tantissime cose. Volevo condividerle con voi, siccome sono prodotti italiani e siccome alcuni sono dei giochi, magari potrebbe essere utile se qualcuno deve fare qualche regalo, col fatto che si avvicina anche il Natale. Ci sono tantissimi prodotti, qualcosa da vestire e appunto qualche gioco che naturalmente ho dimenticato di là. Non vi farò vedere proprio tutto perché sono davvero tante cose. Alcuni sono ad esempio dei soprammobili che ho già posizionato, quindi per quanto riguarda me. E sinceramente, adesso come adesso, dovermi ricordare anche proprio tutto quello che mi hanno regalato mi risulta un pochino difficile. Ci tenevo a fare una piccola parentesi perché purtroppo volevo informarvi, e per chi ha seguito magari i miei snap lo sa già, che non mi funziona più il programma di montaggio, quindi non mi funziona più Movie Maker. Secondo me ha sentito che nel vlog lo prendevo in giro dicendo che è il programma dei poracci e ha deciso di smettere di funzionare. Non mi funziona più, non si carica più, non riesco proprio più a né disinstallarlo né reinstallarlo. E la mia preoccupazione principale è che ho paura che ci sia qualche hacker o comunque qualche virus nel computer. Quindi spero di risolvere al più presto e non so dirvi che video riuscirò a caricare e come li riuscirò a caricare, soprattutto perché è quella la problematica mia principale in questo momento. Ok, parto subito perché le cose sono abbastanza, quindi non vorrei che venisse un video troppo lungo. Parto con le cose da vestire. Allora, quando sono tornata qua in Germania, quindi questo non c'entra niente, però è sempre un regalo di Gaia per il compleanno, la mia vicina di casa mi ha portato appunto un regalo. Sono delle cose davvero molto carine, ha portato dei giochini, dei libri da colorare, cioccolatini, palloncini e poi le ha regalato questa maglietta qua che ha comprato da Zara ed è 2-3 anni, quindi è molto grandicella, ma sono contenta così perché sono sicura che gliela potrò sfruttare molto più a lungo. È leggerina, quindi un maglioncino per niente imbottito dentro, però con una maglietta a maniche lunghe, il budino a maniche lunghe è perfetta, col giubbotto poi naturalmente. E è molto carina perché ha questi appunto uccellini qua. E le ali degli uccellini, alcuni le ali, alcuni la coda, sono con le frange. Quindi non so se riuscite a vedere. Però sono davvero davvero carine. E poi a me le cose di Zara, devo dire la verità, che sono particolari. Mi piace molto, anche se io non ce l'ho qua a portata di mano, quindi non ne ho mai comprato niente da Zara. Ho solo ricevuto sempre regali dalla vicina di Zara. Poi, una mia cara amica in Italia mi ha fatto una grande sorpresa quando appunto Gaia non stava bene. Mi è venuta a trovare in ospedale e mi ha portato dei regali bellissimi. Non mi sembra ci sia tutto perché alcune cose appunto le ho già predisposte nella casa, in casa, però vi faccio vedere. Le ha regalato questo completino qua della linea Blue Kids che ha praticamente, ve lo faccio vedere così perché è già impacchettato nel fasciatoio, l'ho già messo, e ha appunto questa maglietta lunga simil vestitino con praticamente tipo la gonnellina anche, dove c'è scritto Forever e a righe ha questo fiocchetto, fiorellino più che fiocchetto rosso in garza. E poi ha i pantaloni Pantacollant con i pois, bellissima. Non l'ho ancora avuto occasione di mettergliela proprio perché non siamo usciti così tanto. Mia sorella, che mi fa sempre tantissimi regali perché mi ha regalato il cellulare nuovo con cui sto riprendendo. E dovete ringraziare lei se riesco a caricare i video perché la videocamera che mi ha dato mia mamma alla fine è proprio inutilizzabile a livello di qualità perché è ancora peggio di un cellulare vecchio. Comunque mi ha regalato anche tantissime cose a livello di prodotti e a livello di vestiti. Adesso io non farò tutte le distinzioni dei prodotti perché me ne hanno dati talmente tanti tra mie sorelle e la mia amica che non mi ricordo molto bene, anche se comunque a livello di cose sì, però è per non dilungarmi troppo. Però di questo ci tengo comunque a specificare perché mia sorella ha un gusto che è fantastico. La parte che è sempre matta perché davvero fa sempre troppe cose, però mi ha regalato questo completo che come vedete ha i pantaloni sempre Pantacollant blu, tipo simil jeans,
con questa fatina, quindi questa stampa al di sopra che è bellissima. Cioè, ragazzi, ragazze, questa fatina è fatta strabene. Sembra una foto, sembra una bambina vera. Cioè, non so se si riesce a percepire dalla luce che c'è qua in casa, perché naturalmente fa schifo il tempo qua, ma è un qualcosa di stupendo. Infatti non vedo l'ora di mettergliela. E poi anche questo. Questo ha detto che l'aveva pensato per Natale, ed effettivamente proprio sotto il periodo natalizio sarebbe bellissimo. C'è praticamente questo completo rosso e bianco con i pantaloni rossi, con al di sopra tipo l'orsetto, il pinguino, il coniglietto, tutta la neve, le bolle, cioè è veramente favoloso, ragazzi. Non so se si riesce a percepire la fantasticità di questi prodotti, di questi vestiti, e sono della linea Majoral, che sinceramente io non so dove l'abbia potuta comprare. Questa qua è un pochino più felpatina dentro, mentre questa è un pochino più leggerina, però sono tutte e due davvero bellissimi. Poi, sempre mia sorella mi ha regalato anche questo giacchettino, sempre per Gaia, perché io lo vedo più come giacchettino che come maglioncino, perché comunque è stra imbottito dentro, tutto di pelo, quindi se le mettessi questo come maglioncino, secondo me col giubbotto sopra andrebbe a crepare troppo di freddo, a meno che non decidessi proprio di portarla a fare un giro fuori completamente tutto il giorno e quindi sarebbe proprio imbottita. Però, secondo me, ben vestita sotto, con questo qua sopra, magari un giubbottino leggero sopra, è perfetta, perché è tutto, tutto, tutto imbottito di pelo dentro ed è fatto così, col cappuccio anche in pelo, ed è della linea Lausanne Baby. Ma ragazzi, anche questo è stupendo, cioè, è qualcosa di stupendo. Poi, sempre mia sorella mi ha regalato anche questo giubbottino, che sicuramente vedrete nei prodotti preferiti perché glielo sto mettendo da quando siamo tornati sempre, perché è caldissimo, è bellissimo, è lungo il giusto che la copre anche al di sotto del ginocchio, quindi col freddo che è arrivato adesso è perfetto. E poi questo rosa qua, molto tenue, con tutte le rifiniture dorate, eccetera, lo adoro, cioè davvero è qualcosa di... Cioè, mia sorella non sbaglia mai, è proprio bello, bello, bello. E questo invece è della Ido, boh, non lo so, ve lo faccio vedere se si riesce in qualche modo. Ecco, questa qua è la linea. Poi, passiamo a prodotti sempre per Gaia. Le hanno regalato l'amido di riso dell'Alchimilla Baby, questo qua che le sto già utilizzando proprio per fare il bagnetto, e glielo metto, glielo alterno perché ho tanti tipi di bagnoschiuma comunque che mi hanno regalato e quindi glielo alterno. Quando utilizzo questo, a volte non metto nessun altro tipo di detergente, altre volte utilizzo anche qualche altro tipo di detergente perché sinceramente non lo so, qua dice che si può utilizzare solo questo ed è questo il detergente con cui si andrebbe a lavare il bambino, però a volte mi sembra un po' troppo blando, non so perché, forse per i bambini proprio piccoli piccoli sì, però per lei che comunque a volte si scrive, secondo me serve più come diciamo addolcente e se magari ha dei rossori è fantastico. Poi questo qua che vi ho già inserito nei prodotti preferiti, che è appunto il detergente delicato mani e sederino della Natura Bella Baby, che appunto avete già visto se avete visto il mio prodotto dei preferiti, e lo sto amando e lo utilizzo proprio sul lavandino per lavarle le mani, il sederino, ed è buonissimo. Poi questo qua che ho già anche appunto utilizzato, lo alterno proprio agli altri detergenti che mi hanno regalato, ed è sempre della Natura Bella Baby ed è il bagno delicato corpo e capelli. Ha un profumo paradisiaco. È buonissimo questo profumo, lava benissimo e soprattutto lascia i capelli morbidi e lucenti, che vorrei utilizzarlo io, vorrei provare. Ah, ho dimenticato anche il mio shampoo sulla vasca, perdonatemi. Mi hanno regalato appunto anche lo shampoo sempre della Natura Bella, però per grandi, il bottiglione grande ai semi di lino e non mi ricordo più, avena sativa mi sembra, che è una qualcosa che vedrete sicuramente nei prodotti preferiti perché mi lascia dei capelli fantastici. Poi sono esaltata. Anche le hanno regalato i provenzali bio, l'olio biologico da massaggio. Questo qua non gliel'ho ancora utilizzato perché comunque le giornate erano molto frenetiche, quindi non sono ancora riuscita a trovare un momento in cui lei si accalma per farle mettere l'olio. Poi anche il talco per bambini della Himalaya Herbals. E anche questo non gliel'ho ancora utilizzato, ma non vedo l'ora di avere appunto la possibilità. Perché? Sinceramente adesso lo voglio aprire per sentire come si fa. Ah, sì. Ok, Stella, buonanotte. Udè, ma udè. Oh, che buon odore.
buonissimo, scusate. Quindi questo qua è con olio d'oliva e mandorle ed è sempre, sono tutti prodotti vegani, non testati sugli animali, eccetera, eccetera. Quindi prodotti che hanno fatto proprio, hanno scelto apposta per me. Poi le hanno regalato anche la saponaria bio bagnetto corpo e capelli all'albicocca, calendula e camomilla. E anche questo qua gliel'ho già provato e anche questo ha un odore fantastico e lascia i capelli in maniera perfetta perché io sono sempre stata un pochino scettica. Dimmi amore, pulisci? Io sono sempre stata un pochino scettica con i prodotti che sono due in uno, corpo capelli. Invece sono buonissimi questi due che vi ho fatto vedere sia della Natura Bella che della saponaria. Poi le hanno regalato anche questo boccione di Alchimilla Baby dolce bagnetto. Questo non gliel'ho ancora utilizzato perché non voglio aprire troppi prodotti e penso che mi durerà tantissimo. E, i prodotti dell'Alchimilla comunque sono davvero ottimi. Amore, il papà arriva. È andato un attimo via, ma adesso poi arriva. E poi le hanno regalato anche, sempre della linea Provenzali Bio, il latte detergente biologico che non ho ancora utilizzato perché voglio prima finire il mio per non aprire questo e poi aprire questo qua appena avrò finito il mio. E anche questo l'odore è buonissimo. Dimmi amore, cosa vuoi? Questo? Piano però. Wow! Però piano, amore mio. Poi, no, amore. Ma la mamma, amore, questa roba qua l'ha stirata. Tieni questo, patata. No, per niente. Poi io le ho comprato queste scarpine qua da Biella Scarpe e sono le uniche scarpine che ho trovato a un prezzo decente che fossero un minimo carine perché non trovavo appunto niente. Era da Biella Scarpe? Mi sembra di sì. Non trovavo appunto niente e non le andavano più le scarpe con cui eravamo andate giù, le stavano proprio troppo strette. E quindi le ho prese queste qua che sono un pochino particolari perché hanno queste frangette con i brillantini di qua, però sinceramente hanno la cerniera e hanno anche lo strappo. Però sinceramente adesso non le potrò più mettere, non gliele potrò più mettere qua perché sono troppo troppo leggerine e qua col freddo che viene i piedi diventano subito ghiacciati. Mia figlia mi ha preso le cose che volevo farvi vedere, benissimo. Poi a me, appunto, mia sorella mi ha regalato anche la crema, come vi dicevo, dell'Alchimilla, questa che vi ho fatto vedere sempre nei video dei prodotti preferiti, che è appunto questa BB Cream. È il tappo, ma quello lì serve alla mamma, amore. No, questo non puoi usarlo, patatino. Aiutatemi, devo fare in fretta. E poi mi ha regalato mia sorella sempre a livello di cose beauty questo primer della Puro Bio Cosmetic alla base nutriente le viga. No, amore, no, però patatina. Me ne ha regalato anche uno sempre primer della Neve Cosmetics, che però ha in mano Gaia in questo momento, quindi non ve lo potrò far vedere. E sinceramente, no, amore, brava. Oh, amore, no, patatina, cosa hai combinato? Vai a prendere una salvietta, topa. Una salvietta, subitissimo. Ha aperto il primer, di cui vi parlavo, cioè questo qua. Quindi mi ha regalato due primer. Che però sinceramente io non utilizzo quasi mai, quindi li utilizzerò laddove io abbia qualche evento importante per sentirmi più figas. Le hai prese le salviette? Le dove sono, amore? Sono di là in camera, patata. Vai a prendere una. Io intanto mi sono spalmata il primer. Devo dire la verità che mi sembra che questo qua io l'abbia già utilizzato una volta, così per provarlo, e ha dei leggerissimi brillantini all'interno che secondo me servono proprio per illuminare un pochino l'incarnato, che però una volta che lo mettete non è che si vedano. Questo qua invece non l'ho ancora mai utilizzato. E poi mi ha regalato questo correttore, no, questo, come si chiamano? Contorno occhi della Neve Cosmetics che si chiama Bella Sveglia e che mi piace tantissimo. Lo sto utilizzando da quando sono arrivata appunto qua in Germania di nuovo, quindi appunto una ventina di giorni. Perché oggi che giorno è? Sì, più o meno. Dimmi amore, Titta, cos'è ciccia? Ma cos'è ciccia, amore? E anche questo presumo voi lo vediate poi in un video di prodotti preferiti perché lo sto amando. Io non sono Anna.
Io non sono da correttori, da cose comunque troppo elaborate, ma questo è davvero davvero buono e noto dei miglioramenti soprattutto a livello di idratazione nella zona del contorno occhi. Mia figlia sta cercando di salirmi in Mamma braccio. c'è, No, mamma. no. Tieni. No, questo no, amore, questo qua. Mamma Vai. c'è. E poi mia mamma, invece, se non faccio cadere tutto, mi ha regalato questa cosa qua che è un qualcosa di stupenderrimo. Questo mobilettino, non so come chiamarlo, questa cassettierina che ho messo sul comodino, che è bellissima, ragazza. Ha il cuore fatto qua. Prova ad aprirlo tu, amore. È grigio, ha questi disegni tutti molto classici. Apri, ti apro sederino! Non lo schiacciare! Non lo schiacciare! Ed è davvero bellissima, secondo me. La metto sul comodino, ci metto tipo dentro il caricabatterie, le cose piccoline che magari trovo da mettere vicino al comodino. E vorrei mettere appunto. Quando me la comprerò? Perché in questo momento non ce l'ho, ma mi è arrivato a casa un buono sconto del DEM per il mio compleanno dove mi regalano la crema mani. La crema mani da mettermi prima di andare a dormire, anche se non lo farò mai poi. Ma lo vedi che sei una topa bollita? Ma lo vedi cosa fai? Aiutatemi. Non si fa così, amore. Mi hai capito? Guarda, no, amore. Vai a cercare una salvietta per piacere, patata. Mamma chi? Benissimo. Poi a Gaia hanno regalato questo iPad e gliel'ha regalato mia sorella della Fisher Price, che ha 3 livelli e serve per imparare le lettere, gli animali, quindi le lettere dell'alfabeto, gli animali, i colori, le cose, quindi molto molto carino. E poi mia mamma le ha anche regalato Minnie, che adesso purtroppo è là, quindi non gliela posso sottrarre dalle mani perché altrimenti inizierebbe la furia tipo distruttiva della città. L'hai trovata la salvietta? E dov'è? Non la vedo io, valla a cercare. Così me la porti, la mamma ti pulisce bene. Vai a cercare la salvietta, amore, che la mamma arriva. Sono una mamma malefica. E questo qua è bellissimo, ha 3 livelli, si sviluppa molto bene. E poi appunto quella mini lì è proprio mini, però fatta a elettrica, nel senso come a batterie, dice canzoni, si muove, muove la bocca, canta, dice storie, molto bella, molto molto bella. Naturalmente. Madonna che acuto. Spero di avervi tenuto compagnia. Perdonatemi appunto se i miei video avranno un leggero cambiamento a livello proprio anche di editing, perché non li andrò ad editare, cioè ve lo dico chiaro e tondo, nel senso che questo qua come è venuto lo carico, nel frattempo non abbiamo la crema mani, allora ci mettiamo il primer sulle mani, benissimo. Domani mi sveglierò che avrò le mani che mi cadono a pezzi. E niente, ringrazio come sempre tutti quelli che si stanno iscrivendo, cioè davvero, allora andateci piano ragazze. Non so come mai diavolo voi mi troviate e voi direte, ma stai facendo video su YouTube, vuoi che non si iscrivano le persone? Sì, però così tante a me preoccupano un pochino, mi mettono un pochino di vergogna. Io penso di avervi fatto vedere tutto, o comunque più o meno. Vado. Oh, Kagi, cos'è Kagi? Sei bravissima! Vado da mia figlia perché altrimenti qua penso che faremo un video di 30 minuti. Alla prossima, ciao!